Carissimi amici e amiche, sto qui in macchina in attesa di una persona e nell'attesa con l'aria condizionata, perché con l'aria condizionata accesa, perché altrimenti quasi muore. Volevo dirvi che ho un po' di disagio, ecco, ogni volta che vado sulla mail per vedere persone che si lamentano, ecco, sempre della propria qualità della vita e delle scelte che devono fare, che non si trovano bene con gli altri, la famiglia, il lavoro. Vedete, ovviamente nello specifico ognuno sa le sue cose, quindi non si può dire niente. Quello che volevo illustrarvi è quello che io chiamo la teoria dell'utile. Ecco, dell'utile. È una sorta di filosofia pratica perché si ha bisogno di parlare semplici. Molti mi fanno complimenti perché io esprimo concetti di facilità. E potrei anche parlare diversamente, insomma. Ma la filosofia, che ne pensino alcuni che sia una cosa astratta, è una cosa invece importante, perché filosofia è la ricerca della verità. Filo, amore per la verità, filosofia. Quindi filo, perciò si dice fare il filo a una ragazza, no? Filo d'amore, Sofia, verità, ricerca della verità. Quindi quello che io vorrei illustrarvi come filosofia pratica è la filosofia dell'utile, cioè ognuno di noi è un universo a parte, no? È un mondo, ognuno è un mondo perché c'è il suo modo di vedere, di sentire, di giudicare. C'è una sua formazione, non possiamo dire si fa così, si fa così, si fa in un altro modo. Ognuno sa le sue storie, le sue vicissitudini. Ma ognuno dovrebbe, davanti a qualsiasi problematica, vedere qual è il proprio utile. Qual è la propria convenienza, per cui le reazioni devono essere, diciamo, dettate dal proprio istinto, ma non essere precipitose, ecco perché a volte noi facciamo reazioni precipitose che ci vanno a provocare dei disagi, dei problemi. Ogni cosa deve essere fatta per il nostro utile. E voilà, come per incanto, lo continuiamo qui perché poi ho dovuto interrompere perché ho dovuto spostare la macchina e quindi la continuiamo qui. Quindi davanti a ogni cosa, l'utile. Non agire secondo l'impulso del momento, ma rifletterci sempre sopra e, come dire, adottare il comportamento che ci viene più spontaneo e che ci dà più vantaggio. Noi, vedete, quando io sento dire bisogna lottare per cambiare la società, per cambiare il mondo. Io non lo so, sono degli ideali questi che forse erano molto attuali quando io ero ragazzo, no? Gli anni 60, in cui ci stava la passione, gli ideali politici, si era più comunità, si agiva per gruppi, per idee. Ora, almeno negli ultimi 20 anni, e forse negli ultimi 10 ancora di più, noi siamo diventati, con la globalizzazione, paradossalmente più soli. Non c'è più un modo collettivo di sentire, non c'è più una unità di intenti per voler cambiare le cose. Ognuno è solo davanti al proprio mondo, davanti a se stesso, perché
l'informazione globale che ci arriva tende ecco, a massificare, quindi qualcuno che ha idee diverse è destinato a scontrarsi, è destinato a non stare bene se lotta, e lo può fare, non è che non si può fare, tutto si può fare, ma bisogna avere l'animo del martire, dell'eroe, diciamo del Don Chisciotte, dico io, perché si ha la sensazione di lottare contro i mulini al vento. E allora cosa si fa? No, bisogna lottare. Certo, bisogna lottare per se stessi, cioè bisogna lottare per stare bene. Un mondo a misura d'uomo, a misura personale. Faccio un esempio pratico. Non so, vogliamo parlare di problemi lavorativi. Bene, non è che noi andiamo a dire a un collega così che ci è antipatico solo perché ci è veramente antipatico, oppure davanti a una scortesia, a un sopruso lavorativo, bisogna reagire, ma pensando prima qual è la cosa che mi rende più vantaggio in questa reazione, quello di fare un caos e andare via, o quello di aspettare, o quello di fare qualche altra cosa di diverso, così anche nei rapporti umani, ma anche nei rapporti a due, nei rapporti di coppia, nei rapporti di amicizia. Capitano delle cose, capitano degli avvenimenti che a volte ci fanno agire in una maniera immediata. La reazione immediata è sempre sconsigliabile, perché quante volte noi ci siamo pentiti di ciò che abbiamo fatto, di ciò che abbiamo detto, incazzature, diciamo, momentanee nelle quali si dice di tutto e di più anche a una persona a cui vuoi bene, che lo dici proprio per ferire questa persona, per provocare, ecco, il caos. Invece, se noi riuscissimo a reagire in un modo, diciamo, naturale, però prendendoci il tempo necessario, anche di fronte a una cosa gravissima, no? Un'amicizia tradita, un qualcosa, di grave, ecco. L'utile qual è? Certamente non è fare l'altra persona la stessa cosa, anzi una cosa più grave, ma l'utile potrebbe essere eliminare questa persona dalla tua vita, non averci più a che fare, perché innescare un meccanismo di ripicche, di guerra, alla fine fa anche stare male, anche provocando, diciamo, un dispiacere ad un'altra persona. È una sorta di soddisfazione, ma a metà, perché è sempre legata a qualcosa di male, a qualcosa di negativo. Quindi noi dovremmo aspettare, imparare ad aspettare, imparare a riflettere e a mettere in atto tutte quelle soluzioni che ci danno un utile, un bene, diciamo una serenità. Io dico un utile, dico, ma non dal punto di vista economico, è un utile morale, ci danno una serenità, un bene. Quindi perciò dico, a volte meglio, se proprio una persona è incompatibile con noi, eliminare questa persona dalla tua vita. Non conviverci a forza, oppure fare come se uno stillicidio di dispettucci o peggio. Così anche nell'amore, nelle storie di sentimento che poi finiscono. Bisogna prenderne atto. Se ecco, la storia finisce e non ci sono margini, ecco, e allora bisogna prenderne atto, perché la presa d'atto è la cosa più utile per noi, perché, come sempre dico, l'unico scopo
della nostra vita, l'unico scopo è la felicità. Non c'è altro, non c'è altro. Questa felicità si raggiunge o si cerca di raggiungere attraverso, non so chi lo fa, attraverso il lavoro, la realizzazione di progetti, chi pensa di farlo comprando case, comprando barche, comprando macchine di lusso, chi lo può fare e probabilmente non la raggiungerà mai se questa felicità non è insita dentro di noi. Io mi rivolgo al mio pubblico che non credo sia un pubblico che tutti quanti sono estremamente ricchi, no? Quindi a volte non è che ci si contenta di poco. Bisogna avere la dimensione di se stessi. È inutile che noi siamo proiettati a desiderare quello che non è possibile. Noi dobbiamo desiderare quello che è possibile, quello che è alla nostra portata, quello che è nella nostra dimensione. E ciò non significa accontentarsi, significa essere a contatti con la realtà. Quindi, questa è la teoria dell'utile. Non fare mai, cercare almeno di non fare mai qualcosa di cui poi ci si penta. Ecco, bisogna, tutte le nostre reazioni dovrebbero essere improntate al nostro benessere. Poi magari ci accorgiamo che questa azione che abbiamo fatto non ci provoca più benessere, questa scelta che abbiamo fatto non ci provoca più benessere. Bene, si cambia, cioè le scelte hanno la caratteristica di essere cambiate. A volte si cambia, ma anche spesso, ma anche tutti i giorni, perché noi dobbiamo confrontarci con noi stessi. L'unico barometro del nostro tempo siamo noi, siamo noi. Ed è importante, non è nemmeno facile, non è scontato, perché in questa società in cui ci giungono messaggi, ecco, su questi apparecchietti, su questi cellulari, messaggi sempre e tutti uguali, messaggi uguali per tutti, allora c'è una omologazione del pensiero comune in cui si dice se succede questo, fai questo. Ad esempio, ecco, anche le cose più banali, tipo le diete, avete mai visto, no? Ci sono mille siti che consigliano mille diete, le diete alternative, le diete vegetariane, le diete di tutti i tipi. E allora a volte si contraddicono anche l'un l'altro. Quindi in questo mare magnum, diciamo così, noi dobbiamo recuperare la nostra dimensione. Cosa ci fa stare bene? Cosa ci fa stare veramente bene? Noi lo sappiamo perché ognuno di noi è un seme della sua pianta. Quindi mai in natura si è visto che, ad esempio, un fiore voglia somigliare a un altro fiore, oppure che un animale voglia somigliare a un altro animale. Un gatto non vuole somigliare a un cane non vuole somigliare a un cavallo. Questi artifici mentali di voler somigliare, di voler cambiare noi stessi, è tipico proprio dell'uomo. È tipico dell'uomo, è solo la natura umana così. Ci hanno insegnato a metterci in discussione, a voler cambiare, per raggiungere dei modelli di una perfezione che non esiste. La perfezione siamo noi stessi. Siamo noi stessi e quindi dobbiamo raggiungere il nostro benessere. Per raggiungere il nostro benessere, dobbiamo in ogni cosa cercare di vedere qual è la cosa utile a noi, qual è la cosa che ci fa stare bene a noi in quel momento e fare quella cosa là. Poi cambiare, cambiare, cambiare ancora, sempre nell'ottica dell'utile e del benessere. Questa è una filosofia spicciola, pratica, ma filosofia, vi ripeto, è amore per la verità. La verità
non è la verità degli altri, ma è la nostra verità. Grazie amici miei, scusate che avevo questi pochi minuti, ho voluto condividere queste idee con voi. Un abbraccio a tutti quanti.